complimenti. Ti do la copia della presentazione. Ah, grazie, grazie. Ho fatto l'intervista con la Juve Mattina. Mi ha fatto. Quando? Abbiamo fatto il 13 maggio. Il 15 maggio Rai Verona. Rai Verona, 3 minuti. E abbiamo fatto, ho inaugurato, presentato con il Corotini, guarda che abbiamo fatto. Adesso faremo più con la via di genere, perché ci sono per me molti fermentazioni di sistema. Certo, andiamo a lavorare. Mi fa piacere, farò il mio meglio, aspetterò a Roma. Grazie. Vediamo questi. Sì, sì. Dobbiamo sentire da Zahi che cosa significa questo. Cosa devo dire? Zahi, per cortesia, spiegaci. Ma io direi la che sua. Direi che qui c'è la forza della luce. La forza della luce. Sì. La forza della luce, ma c'è molto inconscio. C'è inconscio e c'è desiderio, che è diciamo il primo attore che mi fa. Di qua c'è un serbatoio, un bacino di desideri, i desideri e poi li proietta attraverso quello che era stato in diritto del desiderio. Bellissimo anche qua. Questa è la danza dell'amore. Cosa si chiama? La danza dell'amore. Che bello. Questo è tutto lì, qua. Sì, serve complimenti. Facciamo una foto con Zahi con questa, la danza dell'amore. La danza dell'amore. Questa, la danza dell'amore. Pasolino, stringete un po'? Sì. No, dobbiamo avere anche il quadro dietro di noi. Dobbiamo avere anche il quadro, eh? Esce. Ne va, vieni. Ale Clafo. E lui è il pittore. E lui è il pittore. E lui è il professor Pasolino, il critico d'arte. Sempre attivi, sempre attivi. Thank you.
relazione di amicizia e anche della comunità araba siriana in Emilia Romagna. Noi, il tutore adesso le presenterà il professor Pasolino, perché è un critico d'arte e lui lo conosce meglio di noi. Noi lo conosciamo personalmente come i suoi quadri, quelli che riflettono la sua immagine. Abbiamo, grazie per il nostro eccellenza, sua eccellenza l'ambasciatore, si è venuto da Roma a qui, vuol dire che ci vuol bene. E basta. Basta così. Chi ha permesso la realizzazione di questo bel catalogo, non sprechiamoci gli aggettivi, però vorrei leggere un periodo molto breve dove ha saputo dire delle cose che sono veramente profonde. Ha saputo leggere dentro l'anima di Zahi e dice: le sue mani esperte aprono canali di salvezza ad anime e spiriti vaganti compressi e racchiusi in uno spazio condiviso e circoscritto, dal quale prepotentemente esplodono urlando: io sono, io esisto. Dalle coscienti alle incoscienti dell'uomo, pensate un po', della natura e anche di chi o cosa di cuore non ne ha. E come diceva anche Van Gogh, di andare in fondo a questo mare profondo dell'inconscio. Dove ci sono le perle, vai in apnea, come si dice. Ci sono artisti che vanno lì e ci restano per un certo tempo, poi emergono in superficie. Zahi invece ha la capacità di portare su le perle, vedete? Queste sono anche metafore di tutti questi suoi desideri, perché lui ha questo cuore che trabocca di bontà, come giustamente Sgarbi, Vittorio Sgarbi a Roma, parlando Barberini, aveva detto. Zahi è un buon cristiano che naturalmente mette l'arte al servizio di Dio. E Zahi naturalmente ha questo grande beneficio: lui naviga nel mare dell'essenzialità, lui è un liberatore di menti, capisce? Lui Zahi non dice mai io sono, ma neanche dice noi siamo. Lui rappresenta l'essenzialità, rappresenta l'essere, rappresenta quella corrente che dall'anima e quindi dal subconscio lui ne fa uno specchio riverberante le estreme interiorità, portandoci su queste bellissime perle che vediamo, che sono perle di saggezza, perché poi lui rappresenta molto, non solo la surrealità, il simbolismo. Dobbiamo tener conto del simbolismo, è una pittura simbolica, simbolista e simbolica al tempo. Perché? Perché Zahi riesce con naturalezza a coniugare gli elementi sensoriali con gli elementi spirituali. Quindi questo sta nel simbolismo. Poi, il suo è un surrealismo non di maniera, è un surrealismo autentico, perché Zahi sta sopra la realtà stessa, ma al tempo stesso, come faceva Paolo Veronese, l'avevo detto a Roma, Palazzo Barberini, lui ci dà una figura totale, mentre tanti artisti, naturalmente come gli impressionisti, che hanno fretta e quindi danno qualcosa così velocemente in modo da ipnotizzarci e per induzione risvegliare in noi il senso o il senso compiuto di quella pittura. Lui invece è un pittore naturalmente, come si dice, educato a rappresentare bene la figura non in una maniera, ma in un modo, perché lui non è anche un manierista del 500 o del 600, è un pittore totale, completo. Soprattutto ricordare la famiglia Marrone Piscitelli, cioè Damiano e Maria Antonietta, vero? Che con grande spirito munifico di vicenatismo di altri tempi hanno voluto aiutare questo modesto artigiano, che giustamente ha detto una cosa: non importa, io conosco Francesco Messina, io lo conosco, era analfabeta, amava i poeti, eppure naturalmente i suoi maestri sono stati i maestri di scalpellini del cimitero Staglieno di Genova. Ha fatto cose grandi. Zahi ci fa capire che non occorre essere istruiti o essere laureati. Prima di tutto lui ha una grande forza, una grande verità, che è il linguaggio del bene, perché qua io non ho scoperto, ho potuto rendermi conto che era forzato il sentimento di voler bene a Zahi. Sai perché? Perché Zahi è un lettore di anime. E Zahi, poi come avevo già detto, è un'avanguardia di pensiero, perché anticipa l'uomo della nuova era. Spero quell'uomo dove non ci saranno più il potere delle banche, scusate la tracchetta, e tutte quelle cose piatte, brutte, tediose, ma che ci sia il sogno, viva il sogno,
perché dove c'è questa porta dorata non solo c'è la salvezza, perché l'arte è la medicina degli spiriti e la medicina dei popoli e rivelatrice degli spiriti. Grazie. Adesso la signora fa il suo saluto perché anche la ringraziamo per il suo contributo che hanno realizzato questo catalogo. No, vorrei precisare che non è grazie, non è Zai che deve ringraziare me, ma siamo noi che ringraziamo Zai. Lui si esprime non con la penna ma con il pennello e quindi bisogna anche sapere interpretare quello che Zai vuole praticamente comunicare. Tutto qui, intanto. È il rappresentante del quartiere di Santo Stefano, farà il suo saluto la dottoressa responsabile della cultura. Io porto il saluto del nostro presidente del quartiere Santo Stefano, dottor Andrea Forlani, che si scusa per non poter essere stato presente, però ha incaricato me in quanto coordinatrice della commissione cultura di portare il saluto dell'amministrazione, perché noi di mostre ne abbiamo sempre tante, non dico una alla settimana, ma non ogni 15 giorni sempre. Però questa è un pochino particolare, perché le collaborazioni con un pittore straniero di un paese come la Siria, con questa collaborazione con l'Associazione Amici della Siria, ci sta molto, molto, molto a cuore. E quindi è giusto che noi riusciamo ad ospitare, è già la seconda volta che ospitiamo una mostra di pittori siriani, che questa manifestazione, questo punto di incontro continui. Mi sembra anche giusto che sia molto interessante quello che questo pittore ci ha dato oggi. Sua Eccellenza Ambasciatore della Repubblica Araba Siriana a Roma, e oltre che lui ha affrettare perché domani ha il meeting, non per questo che deve scappare, no, però le diamo tutto il tempo che vuole. Grazie. Ringrazio tutti quelli che hanno parlato prima di me e vorrei ringraziare, un ringraziamento speciale alla famiglia Marrone Icitelli, all'Associazione Italia-Siria per aver organizzato questa mostra molto importante di Zainza. Per quelli che hanno goduto sempre la poesia di Pavese, Pavese ha una caratteristica che ama le finestre e ogni quadro, io direi, ogni quadro di Zainza non è una finestra nella nostra vista. In una poesia che ho scritto, ho detto a una donna, il tuo corpo è specchio nello specchio, e il quadro di Zainza è un quadro dentro un quadro. La cornice e il quadro sono due quadri. Zainza ha un gusto molto molto raffinato, usa colori molto vivi, vivaci, e io vorrei dire che Zainza ha portato dall'Oriente un bagaglio di radici di una cultura molto ricca e ha arricchito anche questo con... Lui ha dato vita a quei fiori attraverso la terza dimensione, certo. Col desiderio che dall'incontro questi prendono vita nello spazio esterno. Allora, con la sua anima, il quadro di Zainza è, come dicevo io in una poesia, una onda furibonda dentro la sua anima che vuole uscire e dire al mondo: io sono una bellezza artistica, una bellezza e una poesia appesa su un muro che ogni giorno possiamo goderla. Io auguro un grande successo al nostro pittore Zainza, che costituisce un ponte fra le due culture, quella occidentale e quella orientale, e questo è molto importante in questi tempi. Esatto. Ok. Per il quartiere Santo Stefano, ringraziamo il professor Pasolino per la sua anche bella complimenti, anche al nostro pittore, speriamo non monta la testa perché ti hanno parlato bene sempre, dai, è calmo, bravo, a nome dell'associazione che ho caso tutti quanti e spero di riuscire.
riuscire sempre a fare qualcosa belle che rendano felice i nostri soci e non soci, anche diciamo ammiratori. Speriamo che di trovarci sempre. Adesso c'è un po' di impresa. No, va bene questo. Va bene, prosegue. Sì, grazie. Particularmente